Nel quarantennale dell'omicidio di Aldo Moro a Roma, una mostra fotografica ripercorre la vita politica dello statista democristiano. Ieri l'anteprima nelle sale dello stadio di Domiziano. Carlotta Tamberlich. Ad Aldo Moro, 5 volte presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 78, è dedicata una mostra fotografica inaugurata ieri a Roma. Scatti inediti di Carlo Riccardi, decano dei fotoreporter romani, oggi 92enne. Un racconto arricchito dalle immagini di suo figlio Maurizio e di un altro fotoreporter di razza, Maurizio Piccirilli, autore delle foto del ritrovamento del corpo di Moro in Via Caetani. Riccardi ha voluto andare oltre le immagini note di Moro, prigioniero delle Brigate Rosse. Ha voluto raccontare la passione politica e la lungimiranza dello statista, superando quelle due polaroid del BR che ancora oggi richiedono le nostre menti. Decine di scatti che ripercorrono gli anni dell'impegno politico di Moro. La mostra si chiude con un video che ripercorre le strade di Roma, protagoniste di quei tragici 55 giorni.